Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. È mattina presto, ho un caffè in mano quindi mi sto riprendendo. C'è una luce orrenda, aspettate che mi sposto. Sono le 8:12. Come vedete dalla mia faccia io sono abbastanza provata, ma mi sono alzata presto. Cioè in realtà mi sono alzata come tutti i giorni, però non ho ancora la colazione davanti a me perché vado prima a fare un personal e siccome avessi dovuto far colazione mi sarei dovuta svegliare ancora prima, lo faccio a digiuno, cioè nel senso alleno questa ragazza a digiuno, io sono a digiuno, lei no, e devo ancora entrare a caffeina, perdonate, poi torno e faccio colazione. Tra l'altro mi sono truccata come potevo, però come vedete ho fatto un disastro, cioè cos'è sta pelle qua, vabbè. In ogni caso va bene così. Scusate anche se ho sempre la stessa felpa, però mi sto trovando da Dio con queste qua oversize della Adidas. Sono bellissime. E questo colore, secondo me, primaverile, è top. Bene, in questo video quindi abbiamo detto che vi porto in una mia giornata, che oggi inizia in un modo un po' traumatico con appunto un personal a digiuno, però poi tornerò e farò colazione. No dai, sono contenta di fare il personal, però fare colazione è una cosa che mi rende felice di prima mattina, ma non sempre si può avere tutto subito, no? E quindi niente, ci aggiorniamo dopo. Vi faccio anche vedere la spesa, tra l'altro che l'ho fatta ieri, però ve la ritiro fuori e la faccio vedere oggi, così abbiamo qualche contenuto un po' diverso, dato che ho il nuovo piano alimentare e quindi c'è anche una nuova spesa. Ecco qua la mia colazione, sono tornata dal personal. Come vedete non è cambiata di molto, non ho le gallette al cioccolato di Prozis Sig, cioè è proprio una bruttissima notizia di questa giornata, ma già lo sapevo, già avevo l'idea di affrontare la giornata senza le mie gallette al cioccolato di Prozis, quindi immaginate quanto è dura. No, comunque le ho riordinate e a breve arriveranno, ma intanto ho sostituito con gallette normali di riso. Ho messo un po' più cioccolato perché ovviamente erano gallette al cioccolato, quindi ho messo le stesse gallette e ho aggiunto cioccolato. E niente, ho delle fragole. Il cioccolato che ho usato è questo qua di Prozis fondente. Questo è buonissimo ragazzi, provatelo, perché anche se è al 99 non sembra 99, cioè è proprio buono buono. E lo yogurt l'ho aromatizzato con il Yummy Drops al caramello, che è anche sporco di yogurt. Vabbè, dopo lo metto via e lo pulisco. Ah no, non è sporco di... ah sì, è sporco di yogurt. Va bene, ecco, quindi questa è la mia colazione. Di solito appunto uso le gallette al cioccolato di Prozis, però ci siamo arrangiati così. Dopo il primo pasto, Lily sta buona. Dopo il primo pasto di solito prendo la mia integrazione. Ma ce l'ho fatta! Dicevo, il riso ha all'interno delle proteine che però hanno aminoacidi incompleti, cioè non sono tutti quelli essenziali. Vado a integrare quelli essenziali così il profilo aminoacidico di tutte le fonti che io assumo nella mia dieta si completa. Glucosamina per le articolazioni. Vi faccio vedere velocemente cosa ho preso ieri al supermercato. Ho messo tutto nel tavolo, spero di essermi ricordata tutto quello che ho preso ieri, però penso proprio di sì. Questa diciamo che è una spesa che rispecchia abbastanza cosa mangio ogni giorno, quindi adesso vi faccio vedere per prima le fonti di proteine, perché ne ho alcune surgelate così le metto subito in freezer, e poi andiamo per ordine. Questo che è buonissimo è salmone selvaggio e surgelato, io lo metto nella friggitrice ad aria e veramente è super, era in offerta quindi non potevo non prenderlo. Poi ho preso nel reparto delle cose non surgelate, ho preso il tacchino, però l'ho surgelato perché ho ancora del pollo in frigo. Ho poi albume, i cuori di nasello, anche questo erano in offerta e anche questi in freezer l'ho messi,
yogurt greco allo 0% di grassi e yogurt, questo dovrebbe essere, cioè assomiglia allo yogurt greco, poi non so se è proprio yogurt greco, però molto buono, gusto vaniglia e gusto cocco sono i miei preferiti, soprattutto vaniglia, io lo adoro, col cioccolato dentro, ma anche il cocco col cioccolato dentro è una cosa fantastica. Così però non bastano per la mia porzione, infatti ne aggiungo, cioè di solito mischio un po' di questo, un po' di questo. Ho il tonno super naturale. Questo qua lo uso a volte, cioè se non ho tempo di farmi niente, se sono super super di fretta uso questo. Allora, come fonti di carboidrati ho il pane azzimo, integrale e classico. Allora, a me piace più il classico, però a volte lo prendo integrale giusto per cambiare. Super buono questo qua, è una specie di cracker, però senza sale e ha solo farina dentro, quindi ottimo come fonte. Ho le gallette di riso. Ne ho prese di più, però vi faccio vedere solo due confezioni. Ho preso queste che le uso a colazione, l'avete visto nella mia colazione poco fa. E queste invece le uso per i pasti principali, tra virgolette. Poi come altre fonti ho, vabbè, il riso pronto. Questo qua è molto comodo da fare ogni tanto, non lo faccio sempre. Però se sono in difficoltà, se non ho preparato nulla e se non ho gallette, non lo so, questo qui. Couscous. Questo lo uso quasi sempre, almeno una volta al giorno. Allora, di solito alterno il couscous al pane azzimo. Poi ho della pasta. Ragazzi, sì, questa è pasta normale. Una volta ho messo nelle storie che ho mangiato pasta e tutti... Ma è pasta quella normale o di legumi? No, è pasta normale. La pasta di legumi sinceramente non mi fa impazzire. Piuttosto, cioè, mangio i legumi, ma in realtà non mi fanno impazzire i legumi in generale, quindi... Pasta normale, non fa male, cioè è grano, insomma non vedo perché demonizzare la pasta, povera. L'unica cosa è che io personalmente, preferendo dividere le fonti equamente durante la giornata, avrei una porzione molto piccola di pasta, cioè tipo 50-60 grammi, che sinceramente mi rifiuto di fare, quindi piuttosto mi mangio del couscous, del pane azzimo, delle gallette piuttosto che la pasta. Però adesso che abbiamo distribuito un po' diversamente le fonti alimentari, posso includere anche la pasta sugli 80 grammi, insomma una porzione un po' più decente, per la quale mi viene voglia di mettere a bollire l'acqua, ecco. Quindi sì, pasta. E poi ho una nuova fonte che probabilmente non mangio da una vita, però ne avevo voglia, i plasmon. Tra l'altro ho trovato questi con meno zuccheri, adesso io non so se fanno cacare questi qua con meno zuccheri, spero di no. Adesso devo vedere qual è la mia porzione sinceramente, perché appunto mi sono fatta la nuova dieta. Alcuni giorni potrò includere anche queste, soprattutto i giorni in cui sono in palestra, sono di fretta. Ho programmato questi con delle proteine in polvere e delle noci, così viene una merenda completa. E poi qua, vabbè, ho delle fonti di frutta verdura, ho le mele che andrò ad aggiungere, adesso vedrete a merenda cosa faccio, però sì, aggiungo anche un'altra fonte di frutta a merenda. Le fragole al solito, che le mangio insomma col pasto che avete già visto a colazione, finocchi, asparagi e radicchio. Ok, quindi queste sono tutte le mie fonti. Come fonti di grassi invece, olio d'oliva, burri di frutta secca, questi qua, onnipresenti. E poi mangio le noci, non fatte a burro, ma proprio intere, ovviamente senza guscio. Ecco, quindi queste sono tutte le mie fonti. Adesso magari vi spiego cosa è cambiato nella mia alimentazione, perché è cambiato qualcosina, ma come vedete dalle fonti... non troppo. Qui ho la mia nuova dieta. Cosa è cambiato rispetto a prima? Allora, innanzitutto partiamo da cosa stavo facendo prima. Prima io mi allenavo 3 volte a settimana con sessioni un po' lunghe, cioè non lunghissime, erano sulle 2 ore, diciamo, contando anche riscaldamento addome. Oddio, addome non spesso lo facevo, però insomma, contando tutto erano 2 ore. 2 ore però belle strong. Infatti arrivavo alla fine che stavo... cioè, che volevo morire e mi servivano 48 ore per essere ancora in grado di allenarmi. 3 allenamenti di questo tipo. Adesso cosa succede? Ne faccio 4, però più brevi. Quindi il volume settimanale dei miei allenamenti è invariato. Tradotto, faccio le stesse serie, però divise in 4 giorni anziché 3. Quindi sono sessioni di allenamento più corte, più frequenti, ok? Cosa facevo prima a livello alimentare? Prima mangiavo più carboidrati nei giorni di allenamento e meno
esattamente 80 grammi in meno nei giorni di rest. Ho dato un feedback a Marcello, ovvero il fatto che io nei giorni di rest avessi molta fame, cioè tanta, che ci può stare, è una cosa normale perché il vostro corpo dopo un allenamento avrà bisogno di riparare il muscolo e quindi richiederà nutrienti, però in una fase di ipercalorica avere così tanta fame nei giorni di rest non aveva molto senso, cioè dovevamo un po' aggiustare il tiro, ecco. Quindi nei giorni di allenamento mangiavo più carboidrati, 80 grammi in più, però proteine e grassi erano invariati in tutti i giorni. Adesso cosa succede? Siccome avevo così tanta fame nei giorni di rest, Marcello mi ha consigliato di tenere tutto uguale, quindi carboidrati, grassi e proteine 7 giorni su 7 sono uguali, indipendentemente dal giorno di allenamento o dal giorno di rest, io mangio uguale. Ovviamente nei giorni in cui mi alleno, quindi 4 a settimana, distribuirò le fonti in modo da avere più energia e ottimizzare il mio allenamento. Nonostante io abbia gli stessi carboidrati, grassi e proteine tutti i giorni, nei giorni in cui mi alleno mangio più carboidrati intorno all'allenamento, quindi nel pasto prima e nel pasto dopo mangio più carboidrati e negli altri due pasti mangio un po' più grassi. Questo nei giorni in cui mi alleno. Nei giorni in cui non mi alleno invece mangio uguale a tutti i pasti, cioè stessa quota di carboidrati, grassi e proteine divisa per 4 pasti. Quindi questo che vedete oggi è un giorno in cui non mi alleno e in cui quindi io ho più o meno le stesse quote, le stesse calorie in tutti i pasti. Questo è come mi sto gestendo adesso. Ho 4 allenamenti più brevi, mangio uguale tutti i giorni. Ovviamente quanto mangio dipende dal mio fabbisogno, da quanto mi muovo, da come mi alleno, quindi è estremamente soggettivo. E sinceramente una volta dicevo anche a quanto stavo, ultimamente mi sto un po' innervosendo, cioè nel senso che mi nervosiscono le domande tipo quanto mangi, ma quali sono i tuoi macro? Cioè i miei macro in realtà servono a me, quindi non capisco che interesse ci sia nel sapere quanto io devo mangiare, ma più che altro perché secondo me non si capisce quanto sia soggettivo una quota di macronutrienti e quanto in realtà sia soggettivo anche a livello personale, cioè io non sempre avrò bisogno dei carboidrati o dei grassi o delle proteine che mi trovo scritti nella dieta, perché magari un giorno mi muovo di più perché devo fare qualcosa, tipo una commissione, rispetto a un altro giorno che invece sto sempre a casa e che magari avrò bisogno di un terzo di quello che in realtà mangio perché seguo questo tipo di dieta. Quindi cioè se per me è così variabile, come potete pensare che quello che faccio io possa andare per voi? Quindi per quello non condivido quanto sto mangiando, comunque una quota che mi permette di salire gradualmente di peso nel tempo al fine di mettere muscolo. Quindi il mio obiettivo ora è costruire massa magra, quindi muscolo, in modo ovviamente graduale, cioè aumentando tanto di peso in poco tempo la crescita di muscolo si avverrà, ma diciamo che sarà anche presente una crescita non necessaria di adipe. Quindi quello che voglio fare io è comunque aumentare la mia massa magra, quindi massa muscolare, e anche un pochino quella grassa, ma in modo graduale, in modo sostenibile. Sostanzialmente quello che potrebbe esservi utile è il fatto che prima alternando giorni a carboidrati alti e giorni a carboidrati bassi sentivo un po' uno scompenso nei giorni di rest perché avevo veramente tantissima fame, poca energia e mi sentivo proprio scossa. Adesso provando questo approccio a giorni costanti mi auguro di arrivare a ottimizzare il recupero post allenamento, di avere un po' più energia eccetera. Quindi quando vedete che qualcosa non va cercate di aggiustarlo, ovviamente non subito, cioè io ho aspettato 5 settimane per vedere cosa stava succedendo, gli effetti, perché comunque il corpo ci mette un attimo ad adattarsi a un certo tipo di protocollo, però dopo 5 settimane sentivo veramente che avevo tantissima fame nei giorni di rest, allora l'ho comunicato e è avvenuto questo cambio programma. Non abbiate troppa fretta, lasciate che il programma faccia il suo effetto, poi se c'è qualcosa da aggiustare, con calma potete pensare di modificarlo, ovviamente confrontandovi con chi vi segue. A livello di fonti,
non c'è molta differenza, anzi forse ho aggiunto solo i plasmon e un po' di riso basmati anziché le gallette, perché adesso ho più carboidrati come vi ho detto nei giorni di rest, quindi posso permettermi di aggiungere delle fonti un po' più dense di carboidrati, tipo anziché le gallette di riso che sono ariose, occupano spazio, se ho 70 grammi di riso mi faccio il riso direttamente, non mi mangio 7 gallette che potrei morire. Quindi sono scelte un po' diverse a seconda delle mie necessità, che ottimizzano la digestione e l'assimilazione. Non ha senso farsi pasti stravoluminosi, enormi, se poi ci mettete 200 ore a digerirli e vi sentite appesantiti. Devono essere pasti che vi consentano di arrivare al pasto dopo con un po' di appetito e che vi consentano di avere energia e essere performanti, non sentirvi ingolfati nelle ore successive al pasto. Io adesso ho parlato per un bel po', spero che questa parentesi vi sia stata utile. Adesso sono le 11:30, lavoro un pochino fino al pranzo e basta, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, questo è il mio pranzo preparato al volissimo, couscous, ho aumentato le dosi perché come vi ho detto ho più carboidrati nei giorni di rest, pollo, funghi e come si chiamano? Asparagi. Pollo, funghi e asparagi li ho cotti nella friggitrice ad aria e sono strabuoni così. Sopra ho messo 15 grammi d'olio, sopra in realtà tutto il piatto, però lo vedete bene nel couscous. Basta, mangio al volo che ho un sacco di lavoro da fare. Adesso mi faccio un bel caffè perché sono... Ah, sono le 2:20 di già. Sono le 2:20, quindi faccio un bel caffè. E poi mi metto ancora a lavorare perché è un giorno bello pieno. I prossimi 2 giorni li passerò a lavoro in palestra, tra turno di sala, personal e un mio allenamento, perché un giorno mi alleno, l'altro no. Quindi praticamente farò dalle 9 del mattino alle 10 di sera in palestra. Di conseguenza devo prepararmi bene per elaborare i nuovi programmi, che mi viene meglio elaborarli qua a casa. Allora ragazzi, mentre ascolto un podcast, infatti sto urlando, non so, sto facendo un po' di meal prep e dopo vi faccio vedere tutto, però volevo farvi vedere una cosa, ovvero il mio pancake nuovo, quello dei giorni di rest. E oggi farò un porridge nella stessa modalità, però vi faccio vedere anche il pancake. Allora, ho mischiato avena e albume, 60 di avena, 160 di albume, in realtà non importa, basta che l'impasto sia bene o male liquido, insomma. Poi ho qui mela, che è una novità, cioccolato fondente, wow, non ve ne ho mai parlato di questo qua, vero? Mai. E poi ci metterò dentro un burro che aiuto. Quale metto? Allora, ho usato l'avena al caffè caramello, quindi dovrei trovare qualcosa che ci stia bene. Burro di mandorle al caramello col pancake caffè caramello, direi sì, ci sta, questo ci sta. Tutti i burri di Prozis, ragazzi, sono una cosa illegale, come vedete non mi piacciono per niente, non ne ho. Vi sconsiglio caldamente di andare sul sito e ordinarli, perché insomma no, non ci siamo proprio, non ci siamo, infatti non ne ho nessuno. Vi sconsiglio caldamente anche di mettere like a questo video e iscrivervi al canale, perché basta guardare la mia faccia e capite perché. Sto versando il pancake nel pentolino. In realtà parlando il pentolino si è riscaldato un botto, però amen, verrà un po' così. Tanto tengo d'occhio anche la Lily perché ho meal preppato, c'è il pollo in giro che odora e tipo sta impazzendo, quindi devo anche stare attenta che non mi rubi il cibo. Già diventare grossi è difficile, in più se il gatto ti ruba il cibo come fai? Metto la mela dentro nell'impasto. Io sto pensando che forse avrei dovuto fare questa cosa molto prima, però ormai è tardi, quindi faremo così. Pregate per il mio pancake. Ok, ora ci metto il cioccolato. Sta venendo una cosa ignobile. Vabbè, è un esperimento. Mettiamo. Metto le bricioline, se no spreco i macro. Allora, e poi ci metto anche il burro d'arachidi. Il problema è che siamo messi così e quindi no, non so bene cosa farò
per metterci anche il burro d'arachidi qui dentro. Io adesso copro con l'impasto e poi metto il burro d'arachidi. Ovviamente pesate il barattolo e schiacciate tara, ragazzi. Esiste la funzione tara nella maggior parte delle bilance, quindi perché no? Questi sono 10 grammi di burro, ce li piazzo qua dentro, basta, poi inizio a pregare e finirò di pregare quando il pancake sarà pronto. Vedete che è bello carico, adesso copro e ci vediamo dopo. Ok, vi faccio vedere il mio meal prep. Alla fine è uscito anche decente. Quasi più bello il pancake del giorno di rest rispetto a quello del giorno in cui mi alleno, che è un po' più piatto perché non ha la frutta e vabbè. Più che altro perché, come vi ho detto, nei giorni in cui mi alleno concentro i carboidrati nei pasti pre e post workout, quindi questo che è un po' lontano dall'allenamento ha un po' meno carboidrati, ma in ogni caso qui ho farina, caffè caramello, mela, cioccolato e questo burro di mandorle al caramello, mentre qua c'è farina gusto nucciok, questa è istantanea, quindi è anche più facilmente assimilabile, ha un po' meno fibre. Ideale per i giorni appunto in cui vi allenate, col burro di mandorle alle noci pecan caramellate, questo è fantastico, e ha anche un po' di cioccolato dentro, non si vede però ci ho aggiunto anche il cioccolato. Poi questo è il pasto post workout, addizionerò delle verdure, quindi vabbè per ora ci sono solo le patate e il pollo, poi le patate le taglio appena si scaldano, cioè si raffreddano perché queste sono caldissime, e ci metterò anche delle verdure. Questo è il pranzo di domani, questa è la cena di domani con il pane azzimo, e questo invece è il pranzo di dopodomani, aggiungerò delle gallette. Ok, ho fatto su un casino, manca solo la cena di dopodomani. Però la faccio più avanti perché adesso non c'ho voglia e non ho nemmeno la fonte proteica perché ho finito il pollo in frigo. Quindi probabilmente scongelo del merluzzo. Sono a posto per stare 2 giorni interi in palestra domani e dopodomani. Come vedete dai miei occhiali tattici antiluci blu, ho lavorato, fatto un paio di programmi per 2 nuove ragazze che stanno iniziando. In realtà una non è nuova, mi pare di averla seguita 2 anni fa, cioè di aver iniziato il percorso 2 anni fa, poi l'anno scorso, cioè dopo un anno, ha interrotto il percorso per motivi suoi e adesso ho avuto modo di riprendere il percorso e quindi sono contenta perché spesso le mie ragazze magari interrompono il percorso perché non ho più modo, magari vanno in Erasmus, che ne so, cose così, e poi ritornano perché dicono che si sono trovate bene, quindi questo mi rende felicissima. Quindi ho elaborato il programma per lei e per una nuova invece. Adesso faccio la merenda che sarà la stessa del pancake con la mela, però sotto forma di... Ok ragazzi, questo è il mio porridge. Guardate che roba, si sta sciogliendo tutto il burro. Ho messo il burro di nocciole e il burro di mandorle col cioccolato. Farina al bonbon, che praticamente è cioccolato e nocciola, cioè sta di Ferrero Rocher. E un po' di mela. Adesso vi faccio una cosa un po' porn. Wow, pazzesco, bellissimo. Ora me lo mangio che sto sbavando. Ragazzi, io mi sono persa a lavorare, poi guardo l'orologio e sono le 8, cioè sì, 8 e 5, assurdo. Pensavo fossero tipo le 6, poi guardo fuori, c'è buio, dico strano, non siamo più tipo a febbraio, cosa sta succedendo? Sono le 8. Va bene, adesso mi preparo la cena. Niente, io sono molto molto triste perché volevo farmi il riso, ma ho anche messo l'acqua a bollire. Però poi guardo in dispensa, ce ne sono tipo boh, 50 grammi, e ne devo far 70. Niente, allora mi mangerò 7 gallette, perché le gallette queste qua della Scotti sono 10 grammi l'una. Volevo evitare questa cosa proprio per il motivo che vi ho detto, ovvero all'alzarsi delle quantità secondo me non ha senso farsi un botto di gallette. Però d'altra parte volevo mangiare qualcosa di riso, crema di riso non ne ho voglia perché ce le ho dolci, quindi no. E niente, quindi mangiamo le gallette. Ragazzi, mi è venuto un lampo di genio, ovvero che io ho delle patate già cotte in freeze, in frigo, e queste qua che sono una fonte un po' più densa, cioè piuttosto che 7 gallette forse meglio 300 grammi di patate.
Ok, ho messo qui le patate, sono un poco più di 300 grammi, che equivarrebbero a 70 grammi di gallette più o meno, o di riso comunque. Ho messo il nasello nella friggitrice e tra un pochino, che si è scongelato, metto anche le patate, così si cuociono per bene con la crosticina. La questione digeribilità è qualcosa di estremamente soggettivo. Io per esempio digerisco alla grande le patate, non meglio del riso, perché il riso cotto, bollito, lo digerisco meglio perché è anche più denso, ha meno fibre, però sicuramente meglio delle gallette. Cioè, ci sono certi alimenti che ognuno di noi tollera meglio o peggio, e quindi dovete capire quali fonti sono più adatte a voi, quali vi fanno sentire meglio, quali peggio. Ovviamente non siate troppo limitati nella scelta delle fonti, però se qualcosa vi fa star male, evitatelo. Per esempio, una cosa che mi fa star male, mi gonfia tantissimo e io adoro, sono i pomodorini. È brutta, a volte li mangio, però le limito veramente la quantità, perché mi tornano su per tipo ore e mi gonfiano tantissimo. Purtroppo i pomodorini sono proprio accidenti. Adesso sto aspettando le patate e tutto che si cuoce e poi vi faccio vedere la cena. Ok, questa è la mia cena. Ho aggiunto un pochino di sale, non tantissimo perché già le patate e il merluzzo ne contenevano un pochino. Qua ho l'olio che aggiungerò dopo. Adesso taglio le patatine e poi verso l'olio, e questa è tutta la mia giornata di mangiate e lavoro. Eccomi qui con la mia borracciona Prozis per concludere questo video. Direi che i takeaways di questo video, ovvero le cose su cui prendere spunto, sono sicuramente scegliere le fonti che più funzionano per voi, che digerite più facilmente. Una volta selezionate quelle, impostare le vostre giornate alimentari. Se vi allenate in palestra, dando priorità all'allenamento, quindi concentrando i carboidrati attorno all'allenamento, nei giorni in cui non vi allenate, dividendo il più possibile equamente le fonti in modo da digerire tutto bene. Poi, selezionando le fonti che meglio digerite, non ci sarà il bisogno di cambiarle ogni volta, saranno quelle. Poi ovviamente, se volete togliervi qualche sfizio durante la settimana o durante il weekend, liberissimi di farlo, anzi sono la prima che professa l'equilibrio e che lo mette anche in pratica nei weekend, però diciamo che durante la settimana mi attengo a fonti limitate che io digerisco bene, anche apportando modifiche al mio programma alimentare. Come vedete, la mia alimentazione più o meno è rimasta quella, proprio perché mi trovo bene, sono performante, sono energica. Questo è quanto, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Noi ci vediamo al prossimo.